Miei cari amici, bentornati nella mia cucina. Oggi ho deciso di proporvi un piatto della tradizione campana, gli gnocchi alla sorrentina. Sono un primo piatto che si prepara facilmente, semplice ma buonissimo. Gli gnocchi piacciono proprio a tutti, grandi e bambini. Voi siete pronti per questa ricetta? Io sì! Allacciate il grembiule, si parte! Inizio preparando la salsa di pomodoro. In una casseruola verso 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, aggiungo uno spicchio di aglio tritato finemente, lascio imbiondire. Unisco 500 g di passata di pomodoro, insaporisco con una presa di sale, giro con un cucchiaio di legno. Metto delle foglie di basilico, chiudo con il coperchio e lascio cuocere a fuoco basso per circa 20 minuti. Trascorso il tempo, rimuovo le foglie di basilico. Punto 2 melanzane di media grandezza. Taglio a tocchetti piuttosto grandi. Friggo in abbondante olio di arachidi bello caldo. Una volta dorate, scolo e lascio asciugare l'unto in eccesso su carta assorbente. E ora adesso 500 g di gnocchi di patate in abbondante acqua salata. Ci vorranno 2 minuti circa. Appena salgono a galla, scolo e metto in una ciotola bella capiente. Spezzate in modo grossolano delle foglie di basilico. Unisco 60 g di formaggio grattugiato, le melanzane fritte e un paio di mestoli di salsa di pomodoro. Giro delicatamente gli gnocchi. Trasferisco nella pirofila. Completo con uno strato di fette di mozzarella. Lascio cuocere in forno già caldo e statico a 200 gradi per circa 10-15 minuti. Ecco, gli gnocchi alla sorrentina sono pronti per essere gustati. Sono proprio buonissimi, un piatto invitante e golosissimo. Consiglio di provarli. Miei cari amici, lasciate un bel like se la ricetta vi è piaciuta. Iscrivetevi al mio canale. Mi trovate anche su Facebook, Le Delizie di Uccia 3000. Su Instagram, hashtag Uccia 3000. E ora anche su Pinterest, Uccia 3000. Un bacione e a presto!